Ci troviamo in Sarpi Bridge, la nuova frontiera della Milano Design Week, insieme a Kaori e Anna Maria. Come è nato questo progetto? Questo progetto è nato a seguito di una mostra che noi abbiamo tenuto qui nel quartiere Sarpi, ce ne siamo innamorati, ci siamo innamorati della sua identità e internazionalità e abbiamo subito pensato che probabilmente questo sarebbe stato il luogo giusto per creare un nuovo fuorisalone, sia per contenuto orientale e ad oriente e sia per format, un format molto più adeguato ai nostri tempi. E qual è stata la risposta sia degli addetti ai lavori di questo fuorisalone che anche degli abituali abitanti di questa zona? Ma è stata, devo dire, buona, nel senso che se noi siamo riusciti a fare questa cosa è perché abbiamo avuto veramente durante questo lungo percorso di preparazione tante collaborazioni, tanti che ci hanno supportato, il territorio ovviamente è molto contento, speriamo nelle prossime edizioni di poterlo coinvolgere ancora di più. Molto importante, perché era importante per noi non solo portare della creatività, dell'innovazione dal punto di vista del design, ma dare anche un supporto allo sviluppo territoriale e pertanto direi che non possiamo essere contenti del risultato. E volevo sapere qual è il peso dell'artigianato all'interno di questo salone? Sì, allora questo è per esempio uno di tanti artigianati che ha partecipato per questa mostra, e si chiama J Plus I, e sei donne giapponese designer evidentemente. E abbiamo collaborato con 5 o anzi molto di più artigiani che ci ha aiutato. E artigiani italiani. Artigiani italiani di primo livello, e vetro, legno, e ferro e fonderia. E questo progetto è stato molto bello perché lavorare con, cioè, artigianità è una base d'Italia, pensiamo, cioè sono loro che tengono la cultura italiana. Questo avvicinamento, poi anche in Giappone, sono un paese simile all'Italia che amiamo tanto, ci sono tanti artigiani, amiamo tanto artigiani, e quindi questa bridge di due culture, cioè noi abbiamo tentato di lavorare vicino artigiani italiani e i risultati sono usciti fuori 28 oggetti. E che qua si può vedere. Poi direi che questo progetto per noi è importante, è fondamentale, perché in qualche modo presenta quello che vuole essere il nostro intento, vuole essere un connubio tra artigianalità e ideazione, un'ideazione orientale magari in connubio alla nostra artigianalità di qualità. Questo può creare non solo opportunità culturali ma anche opportunità economiche, evidentemente. E dovendo fare un bilancio di questa edizione, siete soddisfatte? Ci sono dei progetti futuri ai quali state lavorando sempre in questo senso? Allora, direi che siamo soddisfatti perché come edizione zero è andata e abbiamo raggiunto degli obiettivi che erano appunto da una parte quello di coinvolgere in qualche modo gli artigiani, aziende che sono venute a vedere, dall'altro invece dare una mano e un supporto al territorio che ci ha ospitato e ha collaborato con noi. Quindi siamo contenti. Abbiamo già, perché ogni qualvolta noi mettiamo giù un progetto, il nostro problema, se vogliamo, ma anche, voglio dire, una buona cosa, ne abbiamo già subito un altro in mente, per cui a breve partiremo insomma su altri progetti, oltre al fatto che ci vogliamo rivedere tutti quanti qui per la prossima edizione, che sarà l'edizione 1 a questo punto. Un'ultima domanda, avete già pensato o insomma avete in mente insomma di esportare questo progetto anche in Oriente, quindi fare la cosa inversa? Sicuramente sì, uno tra l'altro dei progetti, un altro progetto fondamentale per noi è il cantiere fuorisalone che abbiamo creato noi, è un cantiere fuorisalone che vuole diventare un fuorisalone doc, lo dice la parola stessa, di origine però cantiere. Noi abbiamo qui esposto una serie
serie di giovanissimi designer orientali provenienti da Shanghai. Abbiamo fatto in modo che potessero arrivare e il nostro intento è proprio quello di legare anche lì il discorso loro per l'ideazione e i nostri artigiani per la produzione. L'idea è quella di andare un po' in tour, non solo per l'Europa e quindi già solo qui vicino passare magari in Svizzera con questi oggetti da proporre, ma evidentemente andare anche verso l'Oriente e portando un pezzo della nostra Italia. Siamo sempre in via Paolo Sarpi, in un'altra location, al 52, con un progetto tutto nuovo, molto particolare, Insettida. Che cosa significa e com'è nato? Allora, Insettida, lo dice il nome stesso, ricorda l'insetto. È nato perché ci siamo resi conto a un certo punto che l'insetto era la specie non solo quella più evoluta, ma anche era la specie verso la quale spesso si provava repulsione, se non paura, quando invasiva. L'insetto quindi rappresenta la diversità in questo progetto e il progetto vuole invitare tutte le persone ad avvicinarsi positivamente alle diversità. Non avere pregiudizi, ma avere giudizi. Questo progetto è stato esposto qui in Paolo Sarpi grazie anche alla collaborazione di tutta una serie di designer affermati che hanno abbracciato il concetto etico e pertanto insomma la nostra idea è comunque quella anche di collegare il design anche all'alimentazione, cioè nutrire non solo il pianeta dal punto di vista spirituale e culturale attraverso appunto questo progetto, il concetto etico e così via, ma nutrirlo anche proprio da un punto di vista alimentare, perché non dobbiamo dimenticarci che insomma, gli insetti sono alimentazione per le culture orientali, ma alimentazione potrà diventare un'alimentazione anche per noi se ci avviciniamo positivamente e potrà rendere insomma l'ambiente più sostenibile. Vogliamo in qualche modo anche collegarci a Expo 2015 e nutrire il pianeta a 360 gradi. Chi è questo artista, da dove viene e appunto quali sono le varie declinazioni di questo soggetto così, così particolare? Allora, questo artista è un artista coreano, De Young Kang, viene appunto dalla Corea, da Seoul. Anche lui ha abbracciato da lontano questo progetto e ci ha inviato 105 zanzare di dimensione 1 metro per 1 metro. La grandezza di questo artista, secondo me, sta nella sua capacità e nella sua semplicità, la capacità di creare una zanzara così grande e quindi con attrezzi di una certa dimensione e la capacità anche di creare, ci sono qui esposte anche delle piccole lampadine, al cui interno ci sono delle zanzare piccolissime, quindi anche la capacità di lavorare sulla minuzia. Allora, l'altra cosa importante secondo me è il fatto che siamo riusciti dopo tante fatiche a portare un gruppo di designer iraniani, ovviamente a portare i loro lavori e questo per noi è stato molto importante perché questo fuorisalone vuole dare effettivamente l'opportunità a tutti ed è per noi una vittoria. E quanto è durato il lavoro di scouting in generale per realizzare un progetto così complesso? Beh, il lavoro di scouting è durato abbastanza, però in realtà era un lavoro che è iniziato già più di un anno fa. In realtà tutta una serie di mesi l'abbiamo invece poi dovuto impiegare per conquistare della credibilità, perché lavorare con i paesi orientali non è semplice, al di là della distanza, al di là della cultura, ci sono discorsi governativi differenti dal resto del mondo. Pertanto era estremamente necessario che noi in qualche modo ci rendessimo credibili con le istituzioni governative per poi colloquiare con il privato, diciamo.